Allora, i motivi della manifestazione di oggi sono schierarsi a fianco del popolo palestinese, di tutto il popolo palestinese, e appunto chiedere la fine dell'occupazione, chiedere la fine degli insediamenti, chiedere la liberazione di un popolo che ormai da troppo tempo vive in un regime di oppressione e di apartheid. Alla luce di quello che è successo oggi a Pisa, a Firenze e anche in altre città, non possiamo che dare la nostra più ferma condanna nei confronti di chi dovrebbe gestire l'ordine pubblico e invece evidentemente lancia provocazioni in vista della grande manifestazione che ci sarà domani a Milano. E chiaramente la nostra solidarietà va a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno avuto il coraggio di scendere in piazza dalla parte giusta della storia e hanno trovato soltanto i manganelli e la repressione. Noi siamo a favore del boicottaggio accademico, l'abbiamo sempre detto, e questa cosa riguarda assolutamente tutte le università. Semplicemente per noi in questo momento Israele va isolato da tutti i punti di vista, questa è la nostra posizione, non è un riferimento specifico a nessuno, noi diciamo università decolonizzata. Questo significa da ogni punto di vista, che non sia solo a parole ma sia anche nei fatti. Saremo veramente liberi in questo mondo quando saremo liberi tutti, e per questo è importante essere qui a Siena contro il genocidio, contro la pulizia etnica dei palestinesi, perché la Palestina esiste, i palestinesi esistono e noi saremo al loro fianco in questa lotta, nelle scuole, nelle università, sui luoghi di lavoro. Libero, libero Palestino! Oggi è importantissimo scendere in piazza, così come in altre migliaia di piazze in Italia, per chiedere alle nostre istituzioni, al nostro governo, di smettere di collaborare con uno Stato che sta portando avanti un genocidio a Gaza e che da oltre 75 anni sta portando avanti un'operazione di pulizia etnica nei confronti della popolazione palestinese. Grande segnale che dà Siena, perché anche a Siena la popolazione manifesta e manifesta in favore del popolo palestinese. Ci sono state scene oggi a Pisa, a Firenze, di manganellate, insomma, come vi rapportate a questa cosa? Questo è un bruttissimo segnale che va avanti ormai da 5 mesi, che chi non è conforme alla propaganda dei giornali, della stampa mediatica, viene manganellato, viene represso. Un bruttissimo segnale per la nostra democrazia in Italia, e mostriamo solidarietà alla comunità universitaria pisana, a quella fiorentina, a quella catanese e a tutti coloro che hanno preso manganellate e repressione negli ultimi 5 mesi.